Oltre 2.000 persone sono arrivate da tre province a piedi e in bici a Piazza Sirena di Francavilla al Mare per l'evento elettorale del candidato presidente Giovanni Legnini, che ha parlato di una vittoria ormai a portata di mano. Da presidente, il mio primo impegno, ha detto, insieme allo sblocco della ricostruzione post-sisma, sarà quello di rimettere mano ad una radicale riforma dell'istituzione regionale e delle società partecipate. Basta con gli slogan, basta con i populismi, con le promesse vane, con le chiacchiere. Noi animeremo un governo forte, capace di assumere impegni e mantenerli. Vogliamo far sì che il nuovo governo regionale si ricollochi in una posizione di sintonia con le aspettative delle persone, dell'economia, della società, del mondo della scuola, della cultura, dei territori, degli enti locali. Lavoro, 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 ambiente pulito, diritto alla salute, orientare le funzioni della regione per far sì che esse siano finalizzate ad attuare questi diritti. Grazie all'impegno di decine di candidati, molti anche alla prima esperienza, pronti a diventare classe dirigente della regione. Noi siamo una coalizione ampia, ricca, plurale, abbiamo bisogno di tutte le energie positive, belle che si esprimono in questa regione e che sono portatrici di un'idea di regione, di comunità, di territorio, di sviluppo molto ambizioso e molto avanzato. C'è una bellissima e nuova coalizione, ci sono moltissime persone in cammino, una grande partecipazione, una grande voglia di riappropriarsi del futuro di questa regione, di alimentarne l'identità, le aspirazioni, di sanare le ferite. Sono molto fiducioso perché vedo crescere un'onda di consapevolezza, appunto, di partecipazione, di voglia di contare e di vincere.